Allora, dicevo, questa volta la presento io la sessione perché Eleonora è coinvolta direttamente come speaker, ma giusto due parole perché già dal titolo mi sembra abbastanza chiaro che ci andiamo ad occupare del percorso che va da Gay Lussac ad Avogadro, sia sugli aspetti del gas, sia su quella dell'acqua. Quindi una visione, diciamo, un po' a tutto tondo di quel pezzo di storia che possiamo individuare con questi due scienziati. Ovviamente Eleonora farà la parte più didattica e Ciardi quella più storica. Eleonora la conoscete tutti, è praticamente l'anima di questa iniziativa, è anche vicepresidente della divisione di didattica della SCI, impegnata nel CD di Firenze, non so se fa altre cose, ma comunque è sufficiente. Marco Ciardi è professore di storia della chimica a Bologna, della storia della scienza, più riesco a mantenere sul più generale, a Bologna, e uno dei membri attivi del gruppo nazionale di storia e fondamenti della chimica, di cui Taddia era qui la scorsa volta il presidente, e si occupa di storia della chimica da un bel po' di tempo, ultimamente ha fatto anche un libro su Avogadro, e vabbè, quindi si inserisce perfettamente in questo percorso storico. Non stiamo a perdere altro tempo e inizia Eleonora. Grazie, ti è acceso, sì. Allora, l'argomento di cui parlo oggi è la struttura dell'acqua da Gay Lussac a Avogadro. È un percorso didattico. Ecco, io volevo precisare che non tutte le cose che dirò oggi le dico anche normalmente in una lezione di chimica per gli studenti. Una conversazione fra di noi per capire anche le problematiche connesse sia dal punto di vista storico e epistemologico a questo problema. Comunque volevo ripartire da quello che aveva già sottolineato Carlo Fiorentini quando ci aveva parlato di Brunner e dell'immagine della scienza che noi diamo a scuola. Lo rileggo: l'immagine della scienza come impresa umana e culturale migliorerebbe molto se la si concepisse come una storia degli esseri umani che superano le idee ricevute, Lavoisier che supera il dogma del flogisto, Darwin che rivoluziona il rispettabile creazionismo. Può darsi che abbiamo sbagliato staccando la scienza dalla narrazione della cultura. Il processo di fare scienza è narrativo, consiste nel produrre ipotesi verificabili, correggerle e rimettere ordine nelle idee. Nel corso della produzione di ipotesi verificabili giochiamo con le idee, cerchiamo di creare anomalie, cerchiamo di trovare belle formulazioni da applicare alle contrarietà più intrattabili, in modo da poterle trasformare in problemi solubili. Inventiamo trucchi per aggirare le situazioni più intricate. Di questa parte ci ha parlato molto chiaro Carlo Fiorentini, quindi non mi dilungo. Ecco, io però volevo sottolineare la parte che segue. Dice Brunner: non sto proponendo di sostituire la scienza con la storia della scienza. Sostengo invece che la nostra educazione dovrebbe tenere conto dei processi vivi del fare scienza e non limitarsi ad essere un resoconto della scienza finita. Ecco, quindi a scuola, che dal mio punto di vista non si tratta di fare storia della scienza, ma di cogliere gli aspetti veramente importanti e significativi, e questo ci permette di dare un senso profondo a quello che facciamo. E vedrete da questo percorso che da un certo punto in poi non si segue più, diciamo, la parte storica, ma si fanno dei cambiamenti anche per motivi didattici. Allora, come comincia la storia dell'acqua? La storia dell'acqua dal punto di vista della composizione comincia con Lavoisier, e qui riprendo brevemente, diciamo, la parte di Lavoisier che è quella delle decomposizioni, fra cui quella dell'acqua. In questo strumento noi abbiamo
dell'acqua che viene riscaldata, qui non è che si vede tanto la parte del riscaldamento, ma insomma in fase vapore, i vapori passano attraverso dei tubi di ferro che Lavoisier ha accuratamente pesato in questa specie di fornace che i miei alunni chiamano il barbecue. Infatti questo lo dicono, l'esperimento del barbecue, perché ricorda così. Passano attraverso questi tubi e quindi in pratica che succede? Che l'acqua ossida il ferro e quindi esce poi aria infiammabile, quindi aria infiammabile che è insomma quello che noi chiamiamo oggi idrogeno. Allora, lui è in grado quindi con questo sistema di trovare quali sono le componenti dell'acqua, cioè l'idrogeno e l'ossigeno, perché si è fatto l'idea appunto che le calci metalliche siano formate da una parte di metallo e l'altra parte dalla parte attiva dell'aria, cioè dell'ossigeno, e quindi i tubi di ferro si siano ossidati e l'idrogeno quindi esce. A questo punto sappiamo di che cosa è fatta l'acqua, ma anche quanto ce n'è, perché trova che su 100 grammi di acqua 85 sono d'ossigeno e 15 di idrogeno. Ecco, questo per ricordare che con Lavoisier quindi si arriva alla conclusione che l'acqua non è un elemento, la conosciamo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e sappiamo anche che i dati poi vengono confermati da Proust e è importante sottolineare come Dalton utilizza poi questi dati, fra l'altro perfezionati perché prende 87,4 per l'ossigeno e 12,6 per l'idrogeno, per fare quell'operazione di cui ci ha parlato Antonio Testoni, cioè lui considera la costanza di questa composizione e considerando che il mondo macroscopico che lui sta osservando e misurando sia un riflesso del mondo microscopico, suppone che questi rapporti 85 e 15 siano anche i rapporti fra il peso dell'atomo di ossigeno e il peso dell'atomo di idrogeno e nel modo in cui ci ha indicato Antonio la volta precedente ricava il peso atomico dell'ossigeno riferito all'idrogeno a cui dà arbitrariamente il valore 1. Quindi il percorso di cui parlo oggi quindi si inserisce a questo punto dove riferita all'acqua appunto ci sono prima i dati di Lavoisier e poi la riflessione sul mondo microscopico che ha fatto Dalton. Allora, cosa succede? E questo è quello di cui parleremo oggi. Gay-Lussac e Humboldt trovano i rapporti in volume fra l'idrogeno e l'ossigeno. E Avogadro fa un'operazione anche questo sui dati che hanno ottenuto Gay-Lussac e Humboldt per fare una riflessione che è insomma essenziale per noi chimici, che è quella sul mondo microscopico, cioè come sono fatte queste particelle che compongono questi volumi. Ora io ho messo la parola molecola fra parentesi perché voi vedrete che io poi alla fine la utilizzerò nel senso come lo intendiamo noi, cioè nel senso dei concetti di atomo e molecola che verranno poi formalizzati con Avogadro, con Cannizzaro. Ai tempi di Avogadro, come ci spiegherà bene Marco Ciardi, che è qui con noi, non era proprio in senso stretto la molecola che intendiamo noi. E quindi anche in questo percorso che facciamo vogliamo vedere come si ottengono i dati e come si riflette su questi dati con gli alunni. Un po' di storia. Gay-Lussac nasce a Saint-Léonard-de-Blanc da Antoine Gay e Léonard Bourriquet. Ecco, questa cosa del cognome, che Lussac non è il cognome direttamente del babbo, ma è il nome appunto che deriva dal paese di Lussac, dove il padre aveva acquistato un podere e una fattoria.
Non è di famiglia estremamente benestante, comunque viene ammesso nel 1797 all'École Polytechnique e qui ha la fortuna di diventare amico del figlio di Berthollet, che è Amédée. Questo gli permette anche di essere preso in considerazione poi successivamente per entrare nella Société d'Arcueil, che era considerata appunto quella società fatta da Laplace e Berthollet, che ha anche lo scopo di raccogliere i giovani talenti. Comunque nel 1800 passa all'École des Ponts et Chaussées e diviene allievo ingegnere e quindi lavora all'École Polytechnique sotto la guida di Berthollet. Ecco, la Société d'Arcueil è veramente importante in questo racconto che stiamo facendo, perché qui inizia la collaborazione con Humboldt. E quindi sono appassionati tutti e due dal volo aerostatico, quindi fanno dei viaggi insieme, come racconterò dopo, e nel 1804 diventa assistente di Fourcroix e prende poi la cattedra di chimica come suo erede nel 1810. E finisce la sua vita proprio a Lussac, dove si è fatto costruire un castello, ecco, a posto della fattoria. Humboldt è uno spirito, insomma, qui anche un bell'uomo, insomma, un uomo molto di mondo, è nato a Berlino, invece lui da una famiglia nobile, è uno scienziato poliedrico. Ecco, io queste notizie le ho prese anche da un articolo di Marco Taddia, che ha dedicato, insomma, diversi articoli al personaggio di Humboldt e di Gay Lussac. E appunto Arcueil inizia il sodalizio con Gay Lussac. E come dicevo, hanno la passione per il volo aerostatico. Per le cose che ho letto io, poi alla fine solo Gay Lussac ne fa due con questi voli, però insomma la passione ce l'hanno tutti e due. Comunque quello che interessa a noi è che von Humboldt è interessato all'analisi dell'aria, cioè vuole capire come è fatta quest'aria, cioè quali sono le parti di ossigeno e quali sono le parti di azoto, e poi se questa combinazione varia da luogo a luogo, cioè se cambia per esempio nelle zone torride o nelle zone umide. Ecco, fanno viaggio in Italia, conoscono Volta, grazie al quale viene perfezionato l'uso degli strumenti audiometrici di cui parleremo, e scalano anche il Vesuvio, perché sono interessati anche di vulcanologia, quindi il Vesuvio mentre erutta, quindi insomma non è che sia, quindi erano anche molto, insomma, due persone molto avventurose. Sempre parlando dell'aria, Humboldt aveva pubblicato nel 1779 tre memorie nel Bollettino delle Scienze, in cui appunto aveva trovato una percentuale di ossigeno nell'aria fra il 23 e il 29%, risultato che venne molto criticato dai colleghi chimici contemporanei, e quindi questo rapporto era stato poi perfezionato da Cavendish, Marty e Berthollet, però lui insomma si propone insieme a Gay Lussac di trovare questo rapporto fra ossigeno e azoto nell'aria in modo ancora più preciso. Ecco, e qui siamo al 1805, dove in questo articolo viene spiegato insomma come vengono trovato questa quantità di ossigeno nell'aria e come cosa si utilizza. Si utilizza una reazione, cioè fra l'aria e il mezzo audiometrico, che sarebbe l'idrogeno, ma potevano essere anche solfuri alcalini, cioè praticamente facendo questa reazione si vuole andare a vedere qual è la quantità di ossigeno presente nell'aria, solo che l'ossigeno con l'idrogeno forma l'acqua e quindi si va a studiare quali sono le quantità
i precisi rapporti in volume fra idrogeno e ossigeno. Allora, come è fatto l'eudiometro di cui abbiamo parlato? Questa è una schematizzazione, ora quelli della pagina precedente erano quelli che avevo trovato su internet, questa è la schematizzazione che faccio vedere ai miei ragazzi. In pratica, nella parte alta di questo tubo, diciamo così, ci sono due placchette da cui si può iniziare, può partire la scintilla. Quindi all'interno viene messo l'idrogeno e l'ossigeno, si sa quanto ce n'è e la parte scura che vedete è l'acqua che si forma, e l'acqua si forma si forma come liquido, ovviamente. Quindi vengono misurati i volumi di ossigeno, i volumi di idrogeno e l'acqua che si forma. Ecco, allora, vediamo un po'. Lo scopo quindi è preparare delle sostanze pure. E l'ossigeno come viene ottenuto? Viene ottenuto per riscaldamento del clorato di potassio. Invece l'idrogeno per dissoluzione dello zinco con acido cloridrico, quindi due reazioni abbastanza, diciamo, semplici, almeno sulla carta, però danno comunque delle impurezze e trovano queste impurezze del 4 per 1000 riguardo all'ossigeno e del 6 per 1000 rispetto all'idrogeno. Quindi una volta ottenuto questi due reagenti puri e li mettono nell'eudiometro. Vediamo i dati che ottengono. Ecco, su questi dati che ottengono io mi dilungo molto con i ragazzi perché diciamo questi dati sono molto istruttivi. Allora, se voi vedete, non so se si vedono bene, sì, si vedono bene. Allora, in questa serie di dati viene mantenuta fissa la quantità di idrogeno e viene aumentata costantemente la quantità di ossigeno. Fino a un certo punto, cioè fino a quando l'ossigeno è di 900 millilitri, la quantità ottenuta è costante. Ora, la quantità ottenuta qual è? È quella che corrisponde alla diminuzione di volume, cioè quello che manca è la parte che ha reagito. Allora, da 950 in poi, man mano che aumentano la quantità di ossigeno, non succede più niente. Infatti quando arriva a 1600 non si ottiene più niente. Allora, come interpretano loro questi dati? Loro li interpretano in questo modo. Loro ritengono che quello che doveva succedere era già successo tutto quanto nel primo esperimento e quindi che reagiscono in sostanza circa 100 millilitri di idrogeno e 46 millilitri di ossigeno già nel primo esperimento e che la cosa si mantenga fino a quando ne ottengo, quando ce n'ho 900. Da 900 in poi pensano che ci sia una specie di effetto vento, parlano proprio di effetto vento, cioè quando io soffio per alimentare una fiamma la posso fino a un certo punto alimentare, ma se esagero poi la spengo e quindi parlano proprio, ecco, l'effetto vento è la cosa di questo esperimento che si ricordano bene i ragazzi perché è una cosa appunto che li colpisce. E quindi questo è quello che ho già detto e quindi arrivano alla conclusione che il rapporto di combinazione in volume fra idrogeno e ossigeno è costante. Quindi suppongono che siano 100 millilitri e 46. Questa supposizione la devono confermare facendo un'altra serie di esperimenti, in particolare ne fanno 12 tutti uguali, in cui mettono 300 millilitri di idrogeno e li fanno reagire con 100 di ossigeno. E vanno a misurare il gas che rimane, cioè il gas residuo, e trovano in questi 12 esperimenti che è sempre circa 100 millilitri di idrogeno. E quindi quest'altra serie di esperimenti è fondamentale per capire il rapporto 2 a 1, perché qui confermano che ne rimangono sempre 100. Vedete che qui non è mai un 100 preciso, sono questi i dati sperimentali.
Quindi il valore medio è 101,3. Rifanno un po' di calcoli considerando le impurezze che hanno ottenuto, cioè di cui si sono resi conto della presenza, e arrivano alla conclusione che 100 parti di ossigeno stanno a 199,1 parti di idrogeno e ragionevolmente approssimano 100 a 200. E trovano anche che questo rapporto che trovano di combinazione fra idrogeno e ossigeno per formare l'acqua non varia con la temperatura e con l'umidità. È importante notare che, anche per quello che poi dirò, che questa approssimazione non è una grande approssimazione, cioè nel senso è abbastanza spontaneo pensare che sia da 100-200, perché 199,1 non è una grande forzatura rispetto a 200. Altra esperienza veramente molto importante, io questa però a volte la faccio con i ragazzi, a volte no, insomma dipende molto dalla classe, cioè, però ecco, per noi che ci riflettiamo sopra è molto importante, è quella della decomposizione dei solfati con il calore. Perché aveva notato Gay Lussac che quando si decomponevano per esempio l'allume o il solfato di ferro a alta temperatura si ottenevano anidride solforosa e ossigeno. Se invece questa decomposizione veniva fatta a temperatura più bassa si otteneva una miscela più grande, si otteneva per esempio l'acido solforico, l'anidride e l'ossigeno. Allora lui si mette a studiare questa decomposizione a alte temperature. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di determinare il rapporto in millilitri fra anidride solforosa e ossigeno per ottenere anidride solforica. E qui, nell'articolo che pubblica Gay Lussac nel 1807, riporta il valore 147,9. 47,9 era una media delle decomposizioni che aveva fatto, non era solo quella sull'allume o sulla cosa. E c'è da notare che solo successivamente, cioè nel 1709, quando intuisce la legge dei numeri interi, approssima questi valori da 100 a 50. Cioè passare da 47,79 a 50 è un bel salto. Quindi non è un'approssimazione che si può fare a cuor leggero se uno non ha la convinzione che ci sia un qualcosa di più sotto, cioè che ci sia una convinzione precedente al dato sperimentale. Questo, ecco, per la comprensione dei fatti, secondo me è molto importante. Sempre Gay Lussac e Humboldt usano il mezzo adiometrico anche, e questa, il mezzo adiometrico che è l'idrogeno, anche per verificare l'accuratezza dello strumento. Quindi si fabbricano dell'aria sintetica, 20% d'ossigeno, 80% d'azoto, e fanno la prova con 200 ml d'aria e 200 ml di ossigeno, quindi facendo le proporzioni gli vengono fuori 80 ml d'acqua. E rispetto alla parte teorica ne trovano solo lo 0,08% in più. Insomma, queste comunque non sono le cose essenziali. Ecco, cos'è che ci interessa a noi? È proprio l'articolo del 1809, quello, la memoir sulle combinazioni delle sostanze gassose le une con le altre. Ecco, questo per noi è Gay Lussac. Ecco, a questo punto, questo forse non l'ho sottolineato bene, comunque Gay Lussac tutte queste cose aggiuntive le fa da solo, cioè la parte sull'acqua la fa insieme a Humboldt e invece la parte, diciamo, di studio sulle regolarità le fa da solo. E l'obiettivo principale è appunto quello di cercare la regolarità nel comportamento delle sostanze gassose e questi sono i dati che trova. 200 ml più 100 danno l'acqua,
100 più 100 danno l'ammonia, 100 di acido cloridrico e 100 di ammoniaca danno il cloruro ammonico, 100 ml d'azoto più 300 ml di idrogeno danno 200 ml di ammoniaca, e qui vedete ritroviamo l'anidride solforica ma approssimata, 100 di anidride, 50 di ossigeno. Questo è molto, molto importante, questa cosa qua, perché attraverso questi ragionamenti Gay-Lussac può arrivare a ricavarsi delle densità teoriche e confrontarle con i dati sperimentali. Allora, per esempio, lui dice: qui ho due volumi di idrogeno più un volume d'ossigeno, mi danno due volumi di acqua. Ma la massa che cos'è? La massa è la densità per il volume. Allora, se io ora applico la legge di conservazione della massa, di Lavoisier, ho che la densità dell'idrogeno per 2 più la densità dell'ossigeno per 1, mi sono scordata il V, ma insomma per 1, è uguale alla densità dell'acqua per 2. Allora, la densità dell'acqua si può ottenere in questo modo. Ovviamente qui si intende acqua a vapore, non l'acqua liquida, insomma la densità dell'acqua liquida. E quindi va a confrontare i dati dell'acqua a vapore che ricava in questo modo con i dati sperimentali. E quindi, insomma, si contenta, dice. Quindi lui si contenta, ecco, dice, va bene, possono andare. Non solo, ma questo permette anche di trovare sempre con lo stesso sistema dei pesi molecolari incogniti, perché sempre utilizzando lo stesso sistema. Allora, quindi scrive quello che cerchiamo di tradurre. Così mi sembra evidente che tutti i gas che agiscono gli uni sugli altri si combinano sempre in rapporti che sono i più semplici possibile. E noi abbiamo visto in effetti che in tutti gli esempi precedenti, che il rapporto di combinazione è di 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3 e così via. E questa è la legge. Fa un confronto, guardate bene, con l'altra legge che era stata pubblicata poco prima, perché l'articolo del 1809 viene ricordato appunto del 1809, ma lui legge la memoria il 31 dicembre del 1808, e nella seconda metà del 1808 era stata pubblicata la legge della conservazione, la legge delle proporzioni multiple di Dalton. E quindi scrive questo: è molto importante osservare che quando si considerano i pesi non vi è un rapporto semplice e finito tra gli elementi di una prima combinazione. Si ha quando c'è una seconda combinazione tra questi stessi elementi che la nuova proporzione di quello che è stato aggiunto è un multiplo della prima. Quindi non è la stessa cosa, perché i gas al contrario danno sempre luogo a dei composti i cui elementi in volume sono dei multipli gli uni degli altri. Cioè questo rapporto 1 a 2, 1 a 3, io lo trovo subito nei volumi, ma non lo trovo invece direttamente nei gas, nei pesi. Cioè nei pesi devo raddoppiare, triplicare per trovare questa cosa. Quindi lui in pratica fa una generalizzazione e approssima i dati. Pensiamo per un'intuizione creativa che è sicuramente e probabilmente, diciamo così, determinata dalla conoscenza della legge delle combinazioni multiple di Dalton. E quindi è come se lui, diciamo, fosse ispirato da questo, da questi ragionamenti sui numeri interi per fare la sua generalizzazione. Quindi possiamo ritenere che l'ipotesi di Gay-Lussac non sia semplicemente ricavata da osservazioni sperimentali, ma che derivi da un procedimento ipotetico deduttivo.
Come appunto diceva anche Antonio la volta precedente, anche in questo caso vediamo dei dati sperimentali che vengono approssimati e forzati in una teoria, cioè a questo punto se uno va a vedere non tornano le cose precise, è che in qualche modo l'idea prevale sul dato sperimentale. Come ho detto, appunto, è la conoscenza della legge delle proporzioni multiple che probabilmente ha ispirato questa generalizzazione. E da cosa sono accumulate quindi la legge di Dalton e di Gay-Lussac? Che sono accumulate appunto dal rapporto di numeri interi. Dunque, e ora vado alla parte difficile, ma meno male che c'è Marco qui con me. Tra l'altro Marco è considerato uno dei più grandi esperti di Avogadro e quindi insomma un po' di faurina io, ora che mi addentro in questa, in questa operazione. Interrompo un attimo, sa come diceva il mio maestro? Vai. Sei il più grande esperto di Avogadro del mondo, ci sei solo te. Sì. Allora, cos'è che ci interessa a noi? Ci interessa il fatto che Avogadro, nel suo articolo del 1811, quello che si intitola di un modo per determinare le masse relative delle molecole elementari dei corpi e le proporzioni secondo le quali entrano in queste combinazioni, prende direttamente i dati di Gay-Lussac e si basa su quei dati che abbiamo visto prima per enunciare le ipotesi particellari di cui parleremo. Allora, vede questi rapporti, quindi nel caso dell'acqua 200, 100, 200, nel caso dell'anidride solforica, l'SO2 abbiamo detto 150 d'ossigeno e poi così via. Quindi secondo lui questo significa che il numero di particelle che ci sono dentro questi volumi, visto che le combinazioni sono precise, sono uguali. Cioè, cosa scrive così: la prima ipotesi che si affaccia a questo riguardo e che pare essere la sola ammissibile, è di supporre che il numero delle molecole integranti in qualunque gas è sempre lo stesso a volume uguale o sempre proporzionale ai volumi. Quindi questo lui quasi gli viene sembra che gli venga quasi naturale, no? Cioè dice, se i rapporti sono precisi, allora il numero di particelle che ci stanno dentro si combinano in un rapporto preciso e il numero di molecole che ci stanno dentro sono uguali, a volumi uguali, ovviamente nelle stesse condizioni di temperatura e pressione. Cosa intende lui per molecola integrante? Intende la più piccola particella nella quale una sostanza poteva essere divisa attraverso l'analisi elementare senza perdere le sue caratteristiche. Ora, quando però si ragiona in termini di questi dati che ha ottenuto Gay-Lussac e se ne vuole fare un'ipotesi particellare, la cosa è complicata. Perché? Allora, i dati sono, per esempio, che un volume d'ossigeno con due volumi di idrogeno danno due volumi di acqua vapore, un volume di azoto più tre volumi di idrogeno danno due volumi di ammoniaca. Ora, se tutto è così come abbiamo pensato, cioè che il volume, l'ossigeno è fatto di particelle che chiamiamo particelle elementari o atomi, secondo il nostro modo di vedere, di ossigeno, e due volumi di idrogeno, di acqua se ne dovrebbe formare un volume, perché l'unità H2O è una e quindi si dovrebbe formare un volume di acqua. E se nel caso dell'azoto idem, cioè quando si va a formare quella che noi chiamiamo ammoniaca NH3, se ne dovrebbe formare uno di volumi di ammoniaca. Allora le cose quindi dal punto di vista
sperimentale non tornano, perché i volumi di acqua sono 2 e i volumi di ammoniaca sono 2. Oh, dunque, Avogadro a questo punto nel suo articolo ipotizza che queste molecole integranti possano dividersi in particelle più piccole chiamate molecole elementari, cioè non è che lui pensa, come pensiamo noi, che l'idrogeno è fatto da 2 atomi, cioè la molecola di idrogeno appunto è fatta da 2 atomi di idrogeno, ma pensa che nella reazione l'idrogeno e l'ossigeno si sdoppino, cioè fanno così, e quindi in questo sdoppiamento poi si va a formare 2 molecole d'acqua, che è diversa dalla nostra concezione. Comunque questo poi ce lo spiega per bene Marco. Allora, quando anche va a calcolarsi i pesi, il peso di Dalton, che era quello 7, no? Quello dell'ossigeno, oppure 16 come lo vogliamo dare noi, lui lo ridà un'altra volta all'idrogeno di partenza, non a quello di arrivo. Praticamente l'idrogeno che si è sdoppiato gli dà la metà e all'ossigeno che si è sdoppiato gli dà la metà. Quindi non è esattamente la stessa interpretazione che noi diamo di questi fatti. E appunto per lui le molecole elementari sono questo nuovo genere di molecole che sono frutto della divisione dei corpi in decomposti, cioè sono quelli che noi chiamiamo, diciamo, gli atomi. Come dicevo, però, il peso relativo continua a essere attribuito alle molecole integranti. Allora, io però, diciamo, tutta questa cosa qui con gli alunni non la faccio, cioè non faccio questo gioco delle molecole, e dico, allora, lui non lo faccio perché? Perché è troppo complicato e perché non voglio fare storia della chimica, ma voglio che arrivino a cosa? Voglio che arrivino a comprendere che cos'è una trasformazione chimica e come si può scrivere, no? È il senso veramente fisico e chimico che ha questa cosa. E quindi arriviamo a un punto in cui possiamo scrivere cioè l'idrogeno come H2, l'ossigeno come O2 e scrivere questa trasformazione chimica. Notare che in questo percorso che noi facciamo è la prima volta che si scrive in maniera compiuta una trasformazione chimica e in cui capiamo che questi numeri, che sono quelli di bilanciamento, che sono in questo caso 2, 1 e 2, hanno un significato fisico e chimico che non è solo quella, diciamo, del calcoletto che si fa per bilanciare una reazione come se fosse un giochino matematico. Questi 2, 1 e 2 sono i volumi, no? Rappresentano il rapporto in volume, ma rappresentano anche il rapporto fra i pesi molecolari, perché quando io vado a calcolarmi il peso molecolare dell'idrogeno, il peso molecolare dell'ossigeno e vado a applicare poi la legge di conservazione del peso, devo fare 2 per 2 più 16 per 2 nel caso e ottenere quindi 2 volte 18 e quindi ottenere 36. Quindi hanno un significato straordinario questi numeri di bilanciamento. A me dispiace molto che spesso il bilanciamento venga banalizzato come un qualcosa di un giochino matematico, ecco, perché in chimica il bilanciamento ha un significato veramente straordinario. Ecco, quindi quando arriviamo a questo punto, come ho scritto qui, noi possiamo ripercorrere questo cammino lunghissimo, perché, ecco, tanto per darvi un'idea, noi arriviamo, ora nel caso dell'artistico, ma quando ero a Liti, cioè arrivavo a questa parte all'inizio della seconda, in artistico arrivo all'inizio della quarta, perché come dicevo anche l'altra volta, magari nel biennio hanno fatto tante cose, ma non sanno le conoscenze insomma non hanno fatto la parte basilare della chimica. E comunque è un cammino lungo in cui noi partiamo dall'acqua come elemento, perché partiamo dall'acqua come elemento di Aristotele, acqua, terra, fuoco e così via,
arriviamo poi alla decomposizione con Lavoisier, alla parte qualitativa ma anche alla parte quantitativa e poi anche al rapporto in volumi, diciamo che con Gay-Lussac trovano precisione e costanza. E questa parte di Avogadro che ci permette poi di vedere insomma quale meraviglia sta sotto la scrittura di una trasformazione chimica in una forma matematica che è veramente una sintesi che è piena di significato. E niente, vi volevo raccontare quello che è successo l'anno scorso, che un ragazzo insomma di quelli da artistico, per capirsi, con tutti rasta così, a un certo punto quando io ho fatto questo riassunto questo ragazzo si è alzato e mi ha detto: ma prof, ma questa è una ganzata, perché dice insomma questo è veramente una cosa eccezionale. Io vi assicuro che è stato molto commovente per me. E questo finito. Facciamo qualche domanda come volete. Se c'è qualche domanda prima di fare il break, poi lo possiamo anche riprendere alla fine del discorso. Nessuna curiosità, niente? Ah, io volevo capire una cosa che si dice sempre nei libri, però non so quanto è vera e quanto storicamente attendibile. Cioè si dice che l'ipotesi di Gay-Lussac, quella di Avogadro e quella di Dalton sul fatto degli atomi e via di seguito sembravano in contraddizione, perché appunto l'atomo si divide e via di seguito. Cioè storicamente, ora lo pongo a te ma lo potrei porre pure a lui il discorso, è corretto questo? Capisco tutto il modo in cui ci sono arrivati, però dico, storicamente l'hanno visto come una contraddizione o no? Ti rispondo a lui perché non vorrei dire cose che... Allora risponde dopo. Vabbè, allora ok. Cominciamo da dove ci siamo fermati, cioè in pratica si riprende il discorso che Lussac, Avogadro, Dalton, un po' quel discorso che mi ha detto lui, che io involontariamente ho già introdotto parlando di come la prende Dalton di tutta questa faccenda, e Marco ce lo spiegherà. Allora, tanto grazie per l'invito, che sono sempre occasioni a cui partecipo molto volentieri, e tanto per mettere le cose in chiaro, appunto come ha detto Giovanni prima, io insegno storia della scienza e della tecnica all'Università di Bologna e ho una formazione umanistica, nel senso che sono un laureato in storia, filosofia, discipline umanistiche. E poi dopo mi sono specializzato con un dottorato. La storia della scienza è una disciplina complicata e magari spero di riuscire a darvi qualche diciamo stimolo per riflessione anche nell'ambito del nostro discorso, perché questo riguarda anche, come già ha fatto vedere prima Eleonora, no? una citazione di Brunner che fa riferimento al fatto se bisogna, si debba insegnare la storia della scienza rispetto alla scienza che viene insegnata a scuola. Cioè, io oltre alla, diciamo, al mio lavoro specialistico, che è quello di storico, cioè di fare ricerca storica e quindi anche la scienza ha la sua storia, e quindi la storia della scienza è una disciplina storica a tutti gli effetti, in cui si cercano documenti, notizie, articoli, e molto spesso, come vedrete in questo caso, ci troviamo di fronte a un problema, e cioè che quello che viene presentato nei manuali non coincide poi con quello che è accaduto dal punto di vista storico. Quindi un'altra delle cose di cui mi occupo da tanti anni è anche proprio la diffusione dell'immagine della scienza, sia a livello pubblico attraverso la divulgazione, sia anche proprio il modo in cui viene insegnata la scienza
nei licei, nelle scuole secondarie, anche nelle scuole medie, e, per cercare di capire, e ovviamente lo voglio chiarire assurdo, no, no, non se stiamo facendo un lavoro sbagliato, cioè il mio non è un ragionamento sul fatto che la chimica debba essere insegnata in un altro modo, è un po' il discorso di Brunner. Cioè quello che dobbiamo chiederci è appunto cosa vogliamo che passi dal nostro insegnamento, in questo caso della chimica o delle discipline scientifiche in generale, a studenti e poi a cittadini che appunto andranno a affrontare le più disparate materie, cioè quindi non tutti diventeranno dei laureati in chimica o cose di questo tipo. Anche se, così lancio subito una bella prima provocazione, può capitare a volte, almeno questa è la mia esperienza, ma non solo la mia esperienza, che anche laureati in materie scientifiche non abbiano un'idea chiarissima di che cos'è la scienza o cosa sia la cultura scientifica nel suo complesso. La provocazione lancio qua ai chimici è: se c'è qualcuno tra di voi che ha mai fatto uso di prodotti omeopatici. Questa la lancio qui così. Perché appunto mi è capitato di incontrare addirittura dei laureati in chimica che hanno sostenuto la validità dell'omeopatia. Quindi, ora, se capita... Anche molto vicino, ora, se me lo dice un geologo, ci passi, no? Ma un chimico. A parte le battute, però vi posso portare dei... E succede anche questo. Quindi, no, vedo che rispondete bene, mi fa piacere, no? Così la provocazione è questo tipo. Quindi il mio è un discorso tra storia e divulgazione della scienza, immagine della scienza, che cos'è la scienza, la cultura scientifica e quello appunto con cui noi vogliamo che gli studenti poi... diciamo, quale patrimonio vogliamo lasciare agli studenti, poi voglio dire, voi meglio di me, no? Io ho un po' di esperienza di scuola, ma voi meglio di me avrete l'esperienza, soprattutto con la chimica a volte, no? Della difficoltà di far capire cosa c'è oltre quelle due formule che in genere si imparano a memoria, oppure un discorso più complesso, oppure quello che deve restare quando uno studente che ha fatto un qualsiasi tipo di studio di chimica, poi non so, va a fare giurisprudenza. Che immagine della chimica vogliamo gli resti? Un'immagine positiva o un'immagine con cui in base alla quale poi si cura con i prodotti omeopatici o magari emette delle sentenze in base alle quali si riconosce la validità di quei prodotti? Perché questo è tutto un problema generale, però adesso ci manteniamo sul nostro, tanto per farvi capire quello di cui mi occupo in generale. Poi ovviamente da... diciamo, il mio settore specialistico di indagine da sempre è la storia della chimica e quindi, come diceva prima anche Leonora, insomma, Avogadro in particolare è uno dei personaggi su cui mi sono sempre soffermato di più. Basta con i prodotti omeopatici, poi ne parliamo dopo. Allora, adesso il discorso vi farò è per cercare di capire come tutto quello di cui ci ha parlato Eleonora, non sapevo ci fosse che suscitasse tanto fermento, tanto ci abbiamo tempo alla fine per discuterne. E, dobbiamo tenere presente tutto quello che ha detto Eleonora perché ha introdotto tutta una serie di questioni, concetti, problemi importanti su cui io così non sto a soffermarmi nuovamente in maniera specifica, tranne dei punti in cui ci saranno delle citazioni un po' lunghe. Questo è uno dei ritratti di Avogadro che circola in genere, è quello più... cioè lui non era bello di suo, ma come si dice, questo è un disegno che gli hanno fatto con un calco quando era morto, no? Quindi insomma è venuto quello che è, ce ne sono cose migliori. Però appunto, ora scusate, alcune immagini non mi sono venute bene, ma è tanto per darvi lo spunto, magari spero ci siano appassionati di fumetti, perché come sapete, no, nel 2011... la nostra Disney italiana, essendo l'anno internazionale della chimica, in questo numero di Topolino
ha dedicato, cioè tutta la storia iniziale si chiama La grande storia della chimica dei paperi o qualcosa del genere, insomma, che è anche fatta molto bene, perché poi, questa è una cosa interessante, io utilizzo per esempio come strumento didattico anche all'università, cioè faccio lavorare gli studenti sul cinema, i fumetti, per poi ritrovare concetti, idee, teorie scientifiche e vedere in che modo sono proposte e se gli autori in che modo si sono documentati. Devo dire che spesso gli autori della Disney risultano essere veramente ottimi da questo punto di vista, cioè hanno una capacità di documentazione e lo scrupolo, ma in genere in tutto l'ambito letterario e dei fumetti. Quindi qua in questo episodio ci sono pochissime inesattezze. E anche qua, ora qui è un po' sfocato, ma anche questo punto, che è sempre quello più delicato, e come parlavo prima con una vostra collega, è quello più delicato anche quando viene presentato nei manuali scientifici, perché quando si arriva alle questioni di cui ci ha parlato Eleonora, Dalton, Gay-Lussac, Avogadro, la teoria atomica e l'acqua, eccetera, eccetera, dal punto di vista didattico si continua e si ritorna a dire quello che noi sappiamo essere vero oggi, però le cose non sono andate così. Ora qua si dice, e pochi anni dopo, qui dopo Dalton, pochi anni dopo gli italiani Avogadro e Cannizzaro spiegarono la differenza tra atomi, i mattoni della materia, e molecole, composti da atomi, introducendo anche il concetto di peso atomico. Perché non è sbagliato e si salvano? Perché mettono insieme Avogadro e Cannizzaro. Cioè, se viene detta così, è corretto ancora dire così, perché si fa intendere che c'è un processo che da Avogadro porta a Cannizzaro. Cioè, non si attribuisce questo solo ad Avogadro. Se avessero detto questo di Avogadro, sarebbe stato sbagliato storicamente. Tanto per darvi subito un'idea di come, secondo me, vanno inquadrate alcune cose, io utilizzo sempre questo esempio. Avogadro e Cannizzaro è un po' come parlare di Colombo e Vespucci relativamente alla scoperta dell'America. Cioè, quando noi diciamo Colombo ha scoperto l'America, allora possiamo dire Avogadro ha compreso la distinzione fra atomi e molecole. In che senso? Che entrambi hanno messo le mani su una cosa che è effettivamente quella roba lì. Ma Colombo, come sapete, non pensava di scoprire un nuovo continente, né mai praticamente se ne è reso conto. Ecco, se già la interpretiamo in questo modo, riusciamo a capire cosa ha fatto Avogadro, cioè ha messo le mani su un nuovo continente, però poi non è riuscito a capire esattamente come stavano le cose, però le cose erano quelle lì, quindi in questo senso è giusto. No, vabbè, qua è per farvi capire, no, cioè voglio dire, il numero di Avogadro è comunque uno degli scienziati più citati al mondo, ha anche tutta una sua cultura pop, come si dice, no? Quindi ci sono anche le tazze col numero di Avogadro o cose di questo genere, proprio perché è uno dei nomi comunque più ricorrenti, anche se uno non sa chi è o cosa ha fatto, poi spesso si confonde Avogadro con il numero, spesso non si dice che Avogadro ha solo detto volumi uguali di gas, stesso numero di particelle, non ha mai enunciato nessun numero, né tantomeno quello così complesso che noi oggi conosciamo, le cui prime determinazioni iniziano ad esserci solo nel tardo 800, dagli anni 70 del 1800 vengono fatte le prime determinazioni del numero esatto, che diciamo poi Jean Perrin nel 1813 comincerà a definire in maniera precisa. E un'altra cosa che voglio dire subito, tanto sono le cose che vengono in mente, è che noi spesso siamo abituati a parlare di teoria atomica appunto come un dato di fatto che poi si è affermato fino ad entrare nella appunto, è una cosa basilare, no? L'ipotesi di Avogadro, la teoria atomica, eccetera, eccetera. Non scordiamoci mai che quando questi signori discutono di atomi, solo una minoranza degli scienziati crede all'esistenza degli atomi. La maggior parte è contraria all'idea dell'esistenza dell'atomo. Cioè, il momento in cui la comunità scientifica in qualche modo decide
ed è concorde nell'affermare l'esistenza degli atomi è nel periodo tra il 1897, cioè Thomson e la scoperta dell'elettrone e le memorie di Einstein del 1905. Fino ad allora molti utilizzano teorie diverse, no? C'è la famosa teoria degli equivalenti, no? Cioè molti non vogliono sentire parlare proprio di atomi perché atomo è qualcosa che si porta dietro un carico metafisico impegnativo, impegnativo anche dal punto di vista religioso. Sapete, Kelvin, Lord Kelvin, parlava dell'atomismo come di mostruosa ipotesi di Lucrezio. Lui era un conservatore, anche dal punto di vista religioso, pensare che l'atomismo fosse una strada di apertura per l'ateismo e tutte cose di questo tipo. Quindi è molto molto complicata la questione da questo punto di vista. Talmente famoso, no, che il francobollo del 56, probabilmente lo conoscete tutti, in cui appunto viene enunciata l'ipotesi che Eleonora ci ha fatto vedere nel saggio del 1811, e in quell'anno ci furono addirittura delle celebrazioni era il centenario della morte e ci furono delle celebrazioni in Campidoglio alla presenza del Presidente della Repubblica, un sacco di autorità eccetera eccetera. Oggi le cose sono un po' cambiate da questo punto di vista e ci fu una famosissima conferenza di Linus Pauling, in quel momento probabilmente era forse, adesso non mi ricordo se aveva già preso il secondo Nobel, mi sembra di no, e comunque sicuramente quello per la chimica lo aveva già e fu insignito della medaglia Avogadro, tutte cose che Pauling ha messo sul suo sito, no? Quindi ovviamente ci tiene a queste cose. E in questo testo della conferenza c'è una frase rimasta famosa che vi leggo io, è circa la metà del testo. Avogadro fu il primo uomo al mondo a sapere che l'acqua è H2O. Ora qua si aprirebbe tutto un problema che gli storici della scienza conoscono bene, degli scienziati che si mettono a fare storia della scienza, che è un problema, perché che è stato discusso a lungo nel Novecento, cioè che non basta essere scienziati per essere automaticamente storici della propria disciplina, bisogna farsi le competenze da storico, altrimenti finiamo per avere un atteggiamento anacronistico, cioè proiettiamo le nostre conquiste del presente su e pensiamo che gli uomini del passato abbiano sempre pensato di risolvere quei problemi. Quindi Pauling fa un po' questo errore. L'errore è che Avogadro non ha mai detto né scritto H2O per tanti motivi. Cioè questa cosa qua che ci ha fatto vedere Eleonora. Ora, lo storico come agisce in genere? Secondo una delle regole di Arnaldo Momigliano, che è stato uno dei più grandi storici del Novecento e che aveva avuto molto a che fare con Pisa, e senza documenti non c'è storia. Cioè noi a volte ci troviamo, questo vale per tutta la storia, non vale solo per la scienza. La scienza poi, la storia della scienza ha le sue caratteristiche, ma noi spesso troviamo delle storie che sono fondate più su convinzioni personali a volte che non sull'attento esame dei documenti. Poi non è che i documenti parlino in maniera uniforme, c'è sempre un livello di interpretazione, ovviamente. Però a volte, insomma, manca un po' quella sensibilità, come si diceva prima, dal punto di vista storico. Questo ce l'ha già fatto vedere Eleonora, appunto il saggio del 1811 di Avogadro, che uscì sul Journal de Physique, che era, e questa è una cosa importante, una delle più importanti riviste francesi scientifiche dell'epoca. Perché ogni tanto vi capiterà di trovare, e poi ve lo faccio vedere anche alla fine, che l'ipotesi di Avogadro non fu compresa bene, anche perché molti la ignorarono, perché molti non la conoscevano, perché Avogadro era uno scienziato di periferia, e tutta una serie di cose di questo genere. Tutte cose non sono vere. Questa vi faccio vedere, invece è la pagina originale del manoscritto
la prima versione del testo del famosissimo saggio del 1811, che appunto nel 2011, ricorrendo il bicentenario dell'ipotesi, mi sono divertito e ho fatto proprio l'edizione critica di tutto il manoscritto, andando a vedere passo per passo come si è mosso Avogadro. E quindi ci sarebbero tantissime cose da dire, ma già lo vedete in questa pagina, no? Cancellature, ritocchi, interventi, il saggio è stato costruito in due fasi, insomma è tutta una cosa molto, molto complicata. Però se vi interessa, nel sito del Museo Galileo di Firenze, sotto la voce Biblioteca Digitale, se andate ad Avogadro, questa è una cosa che curo io, questi manoscritti sono tutti in rete. Tutti, ma il problema è che Avogadro, adesso lo vedete, Avogadro non è un chimico, adesso lo vediamo. Allora, prima di tutto Avogadro è laureato in giurisprudenza e questo vale per tantissimi, cioè questa è una cosa importante ricordarsi. Quando noi parliamo di scienza, fino alla metà dell'Ottocento, la scienza non è una disciplina professionale, non esistono ancora quasi le facoltà scientifiche. Esistono giurisprudenza, teologia, cioè non esiste lo scienziato di professione. Questa cosa si forma progressivamente durante il corso dell'Ottocento. Quindi Avogadro, come Lavoisier del resto, no? Lavoisier, se vi è stato già detto, per pagarsi gli studi, insomma, ha dovuto fare altre cose, tra cui l'esattore delle tasse, non gli ha portato bene alla fine, no? Questa cosa. Quindi, e tante altre, perché è tutto questo contesto in cui gli uomini di scienza in genere sono persone che provengono da un'altra formazione, a partire da Galileo, no? Galileo è prima di tutto un umanista e poi dopo si inventa lui la scienza moderna, precisando valori, metodi e cose di questo tipo. Questo non va mai scordato. Quindi Avogadro, questo è il busto di Avogadro che si trova, questo è il cortile dell'ex, perché non ci sono più le facoltà, io vorrei sapere chi si è inventato questa cosa di cambiare il nome di facoltà in scuole, e comunque questa diciamo è l'ex facoltà di lettere e filosofia a Torino in via Po, se avete presente, da Palazzo Castello si in via Po, e quindi c'è questo bel... questa bella edificio in cui ci sono tutti i busti dei grandi scienziati torinesi, perché Avogadro è nato a Torino e quindi qua l'hanno fatto un po' più carino, insomma, in questo busto qua. Questa è la tesi di laurea, ci sono vari passaggi, comunque insomma diciamo c'è il baccalaureato prima e poi la laurea, comunque il percorso di Avogadro è un percorso giuridico, perché Avogadro è figlio di uno dei più importanti uomini politici del Piemonte. Filippo Avogadro è stato presidente del Senato, ha avuto incarichi importanti anche durante l'occupazione napoleonica. Cioè viene da una famiglia molto importante di giuristi. E quindi cosa deve fare un figlio di una famiglia di giuristi? Deve studiare giurisprudenza, come fanno tutti i suoi fratelli. E si occupa di queste cose, diritto ecclesiastico, il matrimonio, il diritto civile, insomma, questo è importante perché quando noi andiamo poi a studiare, capite, noi Avogadro ce lo ritroviamo nella pagina del manuale, ma già prima Leonora ha accennato il fatto che forse Guy Lussac non ha ottenuto tutto da risultati sperimentali, ma anche attraverso un altro tipo di procedimento, ti ho detto, ipotetico, deduttivo, creativo, va bene? Allora, la cosa che vi posso dare per certo è che Avogadro non ha mai fatto esperimenti, almeno fino a questa fase della sua carriera. Ne fa altri poi, ma in altri settori, perché appunto Avogadro poi quando si avvicinerà alle discipline scientifiche lo fa da, gli storici direbbero, filosofo naturale del Settecento, cioè un interessato a molte cose. Perché la scienza ancora alla fine del Settecento deve definirsi sotto molti punti di vista. Cioè noi abbiamo discipline che hanno una lunga tradizione alle spalle, come l'astronomia, la matematica, la meccanica razionale, ma la chimica come disciplina è appena nata. Cioè la nostra chimica la inventa Lavoisier. Non è che prima non ci sia la chimica, però è una cosa un po' più complicata. Non parliamo di elettricità, magnetismo, geologia, scienze della vita, che è un grande calderone in cui tantissime cose sono ancora da definire. Quindi Avogadro, quando si avvicina alla scienza,
Lo fa perché in quel momento c'è un grande astro nella scienza italiana che, diciamo, suscita l'interesse di tantissimi giovani che sono appassionati alle scienze, anche se, ripeto, nessuno di loro segue un percorso scientifico, perché le discipline scientifiche, ad esempio, si trovano all'Università di Torino, sono inserite in un biennio di preparazione che chiamavano Facoltà delle Arti, che doveva essere di accesso alle tre facoltà principali, cioè giurisprudenza, teologia e medicina. Quindi botanica, chimica, erano dentro il corso di medicina, e la chimica è una disciplina che serve solo alla formazione del medico. Invece matematica, fisica sperimentale sono insieme a questo corso di filosofia, dove però si insegnano anche filosofia morale, letteratura italiana, una specie di biennio di introduzione, va bene? Non c'è. Quindi Avogadro inizia sulla scia della scoperta della pila di Alessandro Volta. Qui vi ho messo anche accanto Galvani, perché la pila di Volta nasce dalla controversia con Galvani sull'elettricità minimale, perché uno degli obiettivi della pila di Volta, della pila da parte di Volta, è dimostrare che Galvani sta sbagliando, cioè che non c'è l'elettricità animale. Quindi, quando Avogadro inizia a frequentare l'università, lo fa che è già laureato in giurisprudenza, che sta già facendo dei lavori, diciamo, di praticantato, ecco, no? Va negli uffici, impara a fare il mestiere e cose di questo genere. Lo fa da autodidatta e soprattutto, diciamo, è molto interessato alle lezioni di fisica sperimentale di Anton Maria Vassalli Andi, che è forse il più grande e importante scienziato del periodo. Oggi nessuno se lo ricorda più, ma allora era una notorietà, va bene? E molto stimato anche a livello internazionale. Il problema è che i torinesi stanno dalla parte di Galvani, non stanno dalla parte di Volta, ad esempio. Comunque, questo è il primo saggio manoscritto consegnato da Avogadro all'Accademia delle Scienze di Torino. In questi primi manoscritti è sempre firmato, il saggio è sempre Amedeo Avogadro e Felice Avogadro, c'è sempre la firma del fratello. Ma noi sappiamo che quella firma lì è solo per fare acquisire al fratello dei titoli, cioè in realtà i manoscritti sono di Avogadro in maniera esclusiva. Però questa, diciamo, sono tutti dettagli storici che vi do da questo punto di vista. Comunque, questo manoscritto, vedete, si chiama Essai analytique sull'électricité. Appunto, è un saggio sull'elettricità. Il primo studio di Avogadro è un saggio su... Qui vedete un pezzo del saggio che poi è finito sulla rivista francese Journal de Physique, prima del 1811, in cui appunto Avogadro si preoccupa di capire come funzionano i conduttori, gli isolanti, tutti questi temi che erano, diciamo, all'ordine del giorno dopo la scoperta della pila di Volta. Avogadro, prima del saggio del 1811, consegna 4 manoscritti su varie tematiche, uno sull'elettricità, uno sul mercurio, la chimica, uno di ottica e un altro di elettricità, all'Accademia delle Scienze di Torino. Nessuno di questi manoscritti verrà preso in considerazione per la pubblicazione, perché l'Accademia dice: sì, si vede che c'è un po' del genio, che è brillante sto ragazzo, però parte sperimentale zero. Utilità pratica zero, va bene? Questa dell'utilità pratica noi ce la siamo portata dietro poi dopo l'Unità d'Italia e fino ai giorni nostri, no? Perché, come sapete, in Italia i soldi per la ricerca sono proprio una parte infinitesima, e già è fargli un complimento, insomma. Ma questa è un'altra questione, che però riguarda molto anche questa storia, che nasce dal Regno di Sardegna, dai Savoia, e poi passa all'Unità d'Italia. Perché Avogadro chiederà per tutta la sua vita la costruzione di un laboratorio dove poter fare le esperienze sui gas, ma questo laboratorio non lo avrà mai. Quindi diventerà famoso per altre costruzioni sperimentali, che però praticamente si fabbrica da solo con poca roba, mentre per i gas
ci voleva molto di più. Però vedete, è interessante perché questo saggio viene tradotto in inglese, viene tradotto in tedesco, quindi Avogadro è un nome che già circola negli ambienti scientifici prima del 1811 grazie a questi suoi studi sull'elettricità. E appunto uno dei riferimenti, ma tanto per darvene uno, perché sarebbe molto complesso da descrivervi tutte le tradizioni di ricerca da Galileo fino ad Avogadro nella scienza moderna, è che questa è un'idea, diciamo, che è molto sentita nel regno di Sardegna, soprattutto dal suo maestro Vassalli Andi, e che appunto tutti i fenomeni naturali sono correlati fra di loro. L'elettricità, l'attrazione, il magnetismo, che è una cosa appunto che diciamo, i torinesi, ad esempio, si portano dietro guardando a Diderot, alla parte dell'enciclopedia francese che fa capo a Diderot, che era appunto più interessato a temi di fisica sperimentale, mentre l'altro editore, D'Alembert, era più interessato alla matematica e alla meccanica razionale. Questo appunto è il palazzo dell'Accademia delle Scienze, che anche oggi, se voi quando andate a Torino, questo è il palazzo dove sul retro c'è il Museo Egizio. Quindi chi è stato in visita a Torino, dall'Accademia delle Scienze si accede anche al Museo Egizio. Solo l'Accademia delle Scienze è in questo palazzo già fin dal 600 e poi diventa Accademia ufficialmente nel 1883. Il Museo Egizio sarà fondato nel 1821, con una storia che riguarda tantissimo tutti gli scienziati piemontesi. Quindi è una storia in cui Avogadro, appunto, nel 1821, a quel tempo è già diventato membro dell'Accademia delle Scienze di Torino. Avogadro fa carriera non per i suoi meriti scientifici all'inizio, ma perché ha un grande protettore che si chiama Prospero Balbo, che è uno dei più importanti uomini politici del regno di Sardegna, che poi farà fortuna anche durante il periodo napoleonico, e quando Avogadro inizia a studiare scienze, Prospero Balbo addirittura diventa rettore dell'università. Quindi, come vedete, non è cambiato niente in Italia da questo punto di vista. Il prossimo libro lo scriverò su questi argomenti. Quindi è Prospero Balbo che prima gli trova un posto al Collegio delle Province, sarebbe una fondazione per borsisti in cui andavano gli studenti migliori, e quindi lui inizia a fare l'assistente alla fisica sperimentale. Lì ci sono anche altri che diventano famosi nel tempo. Poi cosa succede? Vedete, durante il periodo napoleonico nasce in Francia e anche quindi di conseguenza a Torino la facoltà di scienze fisiche e matematiche. Cioè le prime facoltà scientifiche in Europa le ha portate Napoleone. Durante il periodo napoleonico. Poi non in tutta Europa restano, ad esempio a Torino quando c'è la restaurazione ovviamente smantellano tutto e si ritorna al sistema precedente, quindi bisogna aspettare il 48 per trovare nuovamente una facoltà di scienze. Perciò Avogadro, che insegnerà questa materia un po' particolare all'università dal 1821, che però poi gli tolgono subito perché lo ritengono coinvolto nei moti del 1821, perché dice non era proprio simpatizzante per la monarchia, il suo insegnamento si chiamerà fisica sublime. Cioè è una cosa di mezzo tra la fisica matematica, che già esisteva, e la fisica sperimentale. È quella che oggi noi chiamiamo fisica teorica. Comincia a somigliarci, perché lui era interessato a tutte queste questioni un po', cioè non era, anche se conosceva bene la matematica, insomma, si interessava molto all'elettromagnetismo, soprattutto allo studio sui fenomeni del calore. Infatti, lui poi non ha i mezzi, però comincia a fare quegli studi che a metà dell'Ottocento, poi a Parigi o in Germania, dove hanno i mezzi, arriveranno a far nascere la termodinamica. Lui si interessa anche a tutte queste cose qua. Nel 1809 Prospero Balbo gli dice: guarda, io all'università non ti posso sistemare, però ti trovo un bel posto al liceo di Vercelli.
dove lui andrà per 10 anni, avvocato, insegnerà fisica al liceo di Vercelli. E vedete qua, appunto nel parco vicino alla stazione di Vercelli, c'è il monumento che ricorda ovviamente che è a Vercelli che Avogadro ha formulato per la prima volta la famosa ipotesi poi messa nel saggio del 1811. È Avogadro? No, chi è? Si chiama? Dall'aldilà. Paranormale no oggi, eh? Torno per un'altra conferenza. Allora, perché è importante la formazione giuridica? Perché Avogadro utilizza la sua formazione giuridica e la applica alla scienza, mettendo sempre un'altra cosa che gli passa al suo maestro. Cioè Vassalli Andi, una delle cose che gli ricorda sempre è che, guarda, è importante studiare la storia della scienza, perché dentro la storia della scienza si trovano tante idee dimenticate che poi possono tornare buone. Insieme alla formazione giuridica, che è quella di prendere pezzi, andare a guardare codici, cioè Avogadro si forma questo suo metodo personalissimo che è: io mi leggo tutto quello che c'è nella letteratura scientifica, lo metto insieme e cerco di capire cos'è che ancora non hanno individuato come punto importante. Cioè cerca da tutto quello che è stato scritto di costruire un contributo originale. Si muove sempre così. E questo Christian Wolff, che c'entra? Christian Wolff è, diciamo, colui che ha diffuso in Europa la filosofia di Leibniz. Cosa c'entra Leibniz e Wolff? C'entra nel senso che questi testi erano molto utilizzati durante i corsi giuridici svolti da Avogadro, e in questi testi si trova una cosa che poi ricorre negli scritti di Avogadro, come nel saggio sull'elettricità, ma la ritroviamo questa espressione anche nel saggio del 1811, e cioè che certi fenomeni e conseguenze si possono dedurre a priori, senza fare esperimenti. Va bene? Quindi lui, rispetto a Gay Lussac, fa questo passo ulteriore. Qui la cosa interessante è che ancora all'inizio dell'Ottocento si può arrivare a dare un contributo scientifico che poi resta nei manuali di tutti i tempi senza aver mai fatto un esperimento. Cioè esclusivamente attraverso la logica, la deduzione e così via. Poi ovviamente questo comporta dei problemi, perché il fatto che Avogadro non abbia mai fatto un esperimento si vedrà che ovviamente ha delle conseguenze. Allora Avogadro come si muove? Lui prima di tutto legge la traduzione francese del System of Chemistry di Thomas Thomson, l'edizione del 1807, la terza edizione in 5 volumi, perché questo è il testo in cui penetra in Europa la teoria atomica di Dalton. Cioè la teoria atomica di Dalton non viene letta attraverso il System of Chemistry del 1808. Non il System of Chemistry, è il New System of Chemical Philosophy. Ma cioè Dalton viene conosciuto in Europa e in Francia e di conseguenza in Piemonte attraverso questo testo. Cioè è Thomson il primo che diffonde la teoria di Dalton, e vedete qua ci sono appunto i riferimenti con la classica nomenclatura di Dalton sull'argomento, ma questo è Thomson, 1807. Questo l'avete già visto anche appunto queste cose qua, ve ne ha parlato Taddia, e appunto sappiamo che questo è il primo modo di indicare appunto la nomenclatura atomica con tutti i suoi pregi e difetti, perché appunto una cosa che diamo per scontata ma non dobbiamo mai dimenticare è che ovviamente questi scienziati non usano la nomenclatura chimica che utilizziamo noi. Quella l'ha inventata, ve lo faccio vedere dopo, HCl, quelle cose le ha inventate Berzelius, 1813, quindi dopo. Ecco, système de chimie,
Questa è la traduzione francese. Vedete, con l'introduzione di Berthollet, Eleonora ci ha appena spiegato che Berthollet è il maestro di Guy Lussac. Quindi cosa vuol dire? Che la teoria di Dalton arriva in Europa, e soprattutto in Francia, e poi a Avogadro, tramite la lettura che ne dà Berthollet, che è carina, ma è tutta roba di fantasia. Perché Berthollet non ne vuol sapere di atomi. E poi Berthollet è sostenitore di una teoria che ora ci vorrebbero almeno altre 2 ore per capire qual era la sua teoria delle proporzioni infinite, è una cosa molto molto complicata, perché lì c'è uno scontro tra Proust e Berthollet sul fatto che le proporzioni fossero definite, cioè è un caos veramente che adesso non è. A quello che noi interessa è che, tra le altre indicazioni che Berthollet dà a Guy Lussac quando gli dice carini i tuoi risultati, è vero, i volumi, le proporzioni definite, però uno, ricordati che sono volumi gassosi, quindi questa roba delle proporzioni definite mi sa che è una roba che deve essere circoscritta solo a questi casi particolari. Uno. Due, non t'azzardare a trarre implicazioni atomistiche dai suoi studi sui volumi gassosi. Infatti Guy Lussac se ne tiene alla larga. Poi c'è il rovescio della medaglia, lo sapete, che Dalton rifiuterà i dati di Guy Lussac. Cioè Dalton non li accetterà mai quei dati, perché, come ci ha fatto vedere prima Eleonora, se si accettano i dati di Guy Lussac non mi tornano i conti, cioè il mio atomo indivisibile, cioè l'HO, no? Dalton pensava che la formula dell'acqua fosse HO. Sulla base di quello che dice Guy Lussac, lì qualcosa deve succedere. Siccome per Dalton l'atomo è indivisibile, non esiste che si possa spezzare, sono i dati, sono sbagliati. Questo. Poi Dalton, per esempio, diceva che la nomenclatura di Berzelius gli ricordava le iscrizioni arabe. Ecco, cosa di questo tipo. Non l'ha mai accettata. Cioè, quindi è complicata la storia da questo punto di vista. E infatti no, in storia si usa questo paradosso, no? Cioè che noi abbiamo dimostrato veramente l'esistenza dell'atomo quando abbiamo dimostrato che l'atomo non è un atomo. Perché quando Thomson scopre l'elettrone poi si arriva a dire, però l'atomo non è indivisibile. E quindi ci sono questi paradossi. Vedete, questi sono pagine, perché allora, Avogadro è una di quelle, perché voglio dire, Avogadro è veramente geniale, cioè nella sua capacità di autodidatta, e soprattutto fa questa cosa che fanno alcuni grandi del periodo. Lui legge qualsiasi cosa, ma non di chimica, di tutto. Quei manoscritti vi ho fatto vedere sono 75 volumi di carte da 500-600 foglie, dove lui trascrive tutta la letteratura, tutto di tutto. Queste sono pagine di trascrizione da Thomson, della, vedete, introduzione a du système de chimie de Thomson, e questa è la tavola dei pesi atomici di Dalton tratta da Thomson. Ora brevemente, perché poi non voglio neanche tirare troppo per lungo, solo per farvi vedere, qui ora ci sono un po' di citazioni, ma ovviamente per entrare un attimo nel dettaglio, sappiamo che il saggio è in francese, questo è importante perché è una rivista francese, molto importante, un saggio in francese, quindi ricordiamoci che questo saggio lo conoscono tutti. Non è vero che l'ipotesi di Avogadro è stata ignorata. È stata discussa e non accettata per altri motivi, ma non che è stata ignorata perché non se ne sono accorti. Qua ci ha già fatto vedere, questa citazione ce l'ha già fatta vedere Eleonora, in cui appunto lui enuncia l'ipotesi, cioè l'ipotesi più semplice è quella che ci siano volumi uguali, stesso numero di particelle, e si parla di molecole integranti, appunto. Questa è una questione complicatissima, perché allora, abbiamo detto che i francesi rifiutano l'idea di atomo e si appellano a questa idea di molecola integrante. Molecola integrante sarebbe l'unità chimica, cioè la parte più piccola della materia che conserva tutte le caratteristiche chimiche
di quella sostanza o elemento. Quindi tutti i discorsi vengono fatti, si fanno a livello di molecole integranti. Ora, qual è la questione? È che Avogadro non è un atomista alla Dalton, ma non è neanche succube della scuola francese, non ha un maestro come Berthollet col fiato sul collo che gli dice. Cioè, lui è un po' fa per conto suo. Non ha neanche particolari relazioni con i fisici torinesi o chimici, perché non lo considerano, perché gli dicono sei troppo teorico. Sei troppo... Infatti, gli articoli sulle riviste ci vanno per altri motivi, anche di conoscenze, no? Quindi, quando Avogadro parla di molecole elementari, intanto è un termine che si inventa, cioè non è che si inventa proprio lui. Nei manoscritti si vede che lui ha letto molto Fourcroy e quindi riprende alcune delle divisioni, delle possibili divisioni delle particelle sotto le molecole elementari di cui parla Fourcroy, ma lo dico così perché veramente è una cosa molto tecnica come spiegare cose in meccanica quantistica, quindi ci vorrebbe tanto tempo per farlo vedere. Ma ora vi leggo alcune cose. Questo ce l'ha già fatto vedere sempre Leonora, per cui appunto si parla del rapporto dei volumi dell'idrogeno all'ossigeno alla formazione dell'acqua, che di 2 a 1 ne segue che l'acqua risulta dall'unione di una molecola di ossigeno con due molecole di idrogeno e così via, tutte le altre sostanze. E allora, qual è il punto? Ho i dati di Guy Lussac, che Avogadro non mette in discussione perché ritiene che siano un'evidenza sperimentale molto forte. D'altra parte ho il sistema di Dalton. Per Avogadro Dalton ha un merito, cioè essersi inventato uno strumento per calcolare quelli che in questo momento vengono definiti i pesi atomici. Va bene? Prima abbiamo già discusso su peso massa, insomma, ora diciamo pesi atomici. Perché lo trova sbagliato ma ingegnoso, cioè attribuire il peso relativo uno all'atomo di idrogeno, di conseguenza, solo che ovviamente, come dice qua, Dalton, seguendo supposizioni arbitrarie e che gli parvero le più naturali sul numero relativo delle molecole nelle combinazioni, come vi è già stato detto, penso, la volta precedente, no? Perché Dalton dice che l'acqua è HO, perché la natura agisce secondo il principio della massima semplicità e quindi di quella prodotto lì, di quella sostanza lì, conosciamo una sola combinazione, deve essere HO per forza. La nostra ipotesi ci pone in grado, supponendo che sia fondata, di confermare o rettificare i suoi risultati. Cioè, quindi lui cosa fa? Prende per buoni i dati di Guy Lussac, utilizza il metodo di Dalton, però non avendo il vincolo dell'atomo indivisibile, ipotizza, dice, se i dati di Guy Lussac sono quelli, a livello molecolare deve succedere qualcosa per forza. Però io sono abbastanza convinto di questo, insomma, dopo averlo studiato per 30 anni, il primo Avogadro si muove in questo momento quasi esclusivamente da un punto di vista matematico. Cioè a lui interessa che tornino i bilanciamenti. Poi quello che succede sotto è tutto un po' da vedere. Io intanto mi invento questa cosa delle molecole elementari. E quindi, no, ce l'ha già fatto vedere Leonora, no, partendo da questa ipotesi si ha il mezzo di determinare assai facilmente le masse relative delle molecole dei corpi, perché appunto si usano, tu hai fatto vedere anche la tabella di Guy Lussac, questi dati qua delle densità, 1,10359, quelli sono proprio ripresi dalla tabella di Guy Lussac. Sono i dati delle densità che dà Guy Lussac e lui li utilizza dicendo, utilizzando i dati delle densità, viene fuori che la massa della molecola dell'ossigeno sarà circa 15 volte quella della molecola di idrogeno, o più esattamente essa starà a questa come 15,074 sta a 1. E poi questo discorso lo fa per tutte le altre combinazioni. Ma a questo punto il ragionamento fa, dice, quanto alla molecola dell'acqua, essa dovrebbe avere la sua massa espressa, ed è qui usa massa, con 15
più 2 uguale 17, perché appunto sappiamo che due volumi di idrogeno più uno d'ossigeno, quindi 2 più 15, 17. Però è due volumi di idrogeno, uno di ossigeno, due di acqua. Per arrivare a ottenere, come fanno a diventare 2 di là, anche di... Cioè lui cosa pensa? Non come ha detto Leonora, non ha mai pensato a atomi biatomici. Mai. Lui pensava che le molecole potessero scindersi, ma non in due parti. In due parti perché in questo momento sul molecola dell'acqua i dati davano un raddoppiamento di volume. Quindi, se lui l'avesse dovuta scrivere in termini moderni, la vedeva così, 2H mezzi più 1 O mezzi. Dice, pur prendendo per unità quella dell'idrogeno, se non vi fosse divisione in due della molecola, ma a causa di questa divisione si riduce alla metà. Infatti no, la molecola di acqua per lui è questa cifra qua, 8,5, 8, è la metà, non è il 18. Quindi lui non ha mai usato questi termini, perché abbiamo visto questa nomenclatura è stata introdotta dopo, lui non ha mai scritto H2O. Se avesse dovuto scrivere qualcosa avrebbe scritto H più O mezzi. Quella sarebbe la formula dell'acqua di Avogadro. Lo so che è un po' disturba, però... Come la giustifica tutta questa cosa? Tuttavia esiste un mezzo assai naturale per spiegare i fatti di questo genere in conformità della nostra ipotesi, ed è di supporre che le molecole costituenti, vedete qui non le chiama più integranti, le chiama costituenti, c'è un motivo ma non ve lo spiego, di un qualsiasi gas semplice, cioè quelle che si trovano a una distanza tale da non poter esercitare la loro mutua azione, perché tutta la memoria non è solo una memoria chimica, è una memoria dove ci sono dentro considerazioni sullo stato fisico dei gas e sulla distanza fra le molecole. Non siano formate da una sola molecola elementare, perché allora c'è la molecola integrante, ma quando si scinde... Allora, la molecola può essere integrante o costituente, questa è un'altra questione. Quando si scinde diventa elementare. Ma questa molecola in cui si scinde, la molecola integrante, non è detto che debba essere una sola. Vedi, può risultare da un certo numero di queste molecole riunite in una sola per attrazione, addirittura. Quindi c'è tutta una questione che riguarda, cioè lui ipotizza che questa, che sotto la molecola integrante ci possa essere un gruppo di molecole che sta insieme per attrazione. Questa è tutta un'altra questione riguardo alla fisica dell'Ottocento, che ora non ci possiamo soffermare. E che quando le molecole di un'altra sostanza devono aggiungersi a quelle per formare delle molecole composte, la molecola integrante che ne dovrebbe risultare si divida in due o più parti o molecole integranti composte della metà, del quarto, eccetera. Infatti, lui dice... Finora, prima parte del discorso, finora io ho sempre trovato raddoppiamenti di volume. Ma in altri casi la divisione potrà farsi in 4, in 8, eccetera. Già a priori si sarebbe dovuto supporre la possibilità di questa divisione delle molecole composte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lui sotto la molecola integrante vede uno strato di materia non ben definito, in base al quale io posso fare i calcoli che voglio sulla base delle evidenze sperimentali che potrebbero risultare. In certi saggi Avogadro arriva a parlare di atomi frazionari, cioè di cose che veramente fanno fatica a comprendere anche gli scienziati del tempo. Detto tutto questo, in 5 minuti finisco, così poi discutiamo di queste questioni, anche perché, appunto, ora non avremo il tempo di fare tutto, ma ritorno su una delle domande iniziali che già ha posto Eleonora come quesito. Noi cosa dobbiamo però poi insegnare agli studenti? Avogadro come oggi nei manuali o questo Avogadro?
Uno, chi lo deve fare? Il professore di chimica o il professore di storia e filosofia? Che forse sarebbero anche tenuti a sapere queste cose e spesso non le sanno. E con quale immagine della scienza vogliamo che escano i ragazzi dalla scuola? Cioè, mi è utile che mi imparino a memoria delle cose senza capirle? O forse non è meglio dargli una dimensione culturale anche di che cos'è la scienza e cos'è la chimica, così quando fanno a fare i giudici e mettono delle sentenze ci hanno un significato? Perché abbiamo un problema enorme su questo settore. Ora, mi dispiace trattare male il mio amico Isaac, perché gli voglio tantissimo bene, no? Sono il suo più grande fan, però anche la sua storia della chimica è molto migliore di tante storie della scienza scritte anche da professionisti. Però ovviamente su Avogadro ci è incappato anche lui, perché nella cronologia delle scoperte scientifiche ci dice l'ipotesi di Avogadro, se applicata pienamente, avrebbe spiegato molto riguardo ai pesi atomici e alla costituzione atomica dei composti. Purtroppo l'ipotesi venne ampiamente ignorata per mezzo secolo e i chimici rimasero inutilmente confusi. No, questa è la lettura che ne diamo noi, cioè noi che abbiamo la soluzione in mano ci diciamo, ma come mai nel 1811 ce l'avevano lì? Perché la storia è un po' più complicata e è determinata soprattutto da questo signore, sempre lui, Berzelius, perché Berzelius è il dominatore della chimica nella prima metà dell'Ottocento. Ha la sua teoria atomica, che è basata però su tutta un'idea di rapporti elettrochimici, perché lui viene dall'elettrochimica, e quindi Berzelius ha una convinzione assoluta, è che molecole, sotto la molecola integrante, non possono esserci altri tipi di molecole tutte uguali che stiamo insieme fra di loro per attrazione, perché per Berzelius polo positivo, polo negativo, cioè se c'hai quella carica non puoi stare insieme a quelle altre. E quindi lui rifiuta, prima di tutto rifiuta l'ipotesi di Avogadro, ma rifiuterà sempre anche che le molecole possano essere biatomiche. Ora vedete, no? Qui vi ho messo anche 1783-1808, è lui che introduce nel 1818, scusate, avevo detto 1813, la simbologia moderna. Non dobbiamo scordarci che ancora al tempo dell'enciclopedia i chimici utilizzavano una simbologia a metà tra l'alchimia e l'astrologia. Cioè le prime equazioni di Lavoisier usano i simboli astrologici ancora, cioè usano ferro, piombo con questa nomenclatura qua. L'altra cosa è che l'ipotesi Avogadro, come saprete, no, poi circola anche nella visione di Ampère. Questo è tutto un altro capitolo perché diciamo, Ampère fa finta di non conoscere Avogadro, di essersene accorto dopo, ma è un'altra questione riguardo la storia della scienza. Cosa vuol dire? Che non solo Avogadro è conosciutissimo, l'ipotesi di Avogadro è ben nota, ma Avogadro era, per esempio, conosciuto in relazioni epistolari con Michael Faraday. Cioè Faraday si scrive con Avogadro e ci hanno tutta una serie di discussioni sulla teoria dell'induzione elettromagnetica. Insomma, appunto, questo riguarda la storia della scienza, ma è solo per farvi capire che non solo, ma addirittura i chimici italiani riportano nei loro testi secondari, che per noi sono secondari, l'ipotesi di Avogadro come una delle possibili in campo. Questo è Gazzeri, uno nostro chimico fiorentino, insomma, eccetera eccetera. Questo testo se l'è studiato anche Leopardi, tra l'altro. E vedete, sono testi che oggi no, non ci dicono niente, ma dove si ritrova la teoria atomica. L'altra questione problematica per Avogadro è appunto la mancanza di laboratori, cioè il suo problema è non aver mai potuto avere gli strumenti per andare oltre le sue deduzioni a priori. E quindi finché non si è, diciamo, poi si è, ovviamente in 50 anni si è sviluppata tutta una teoria chimica che ha portato tutta una serie di prove e anche nell'ambito della fisica, no? La teoria cinetica dei gas, cioè Clausius, quindi è una cosa complicata da questo punto di vista. Però l'ipotesi di Avogadro circola anche in Italia, i congressi degli scienziati italiani danno un grande contributo allo sviluppo della scienza in Italia durante il Risorgimento e proprio il primo congresso scientifico fu tenuto proprio qua a Pisa, all'Università di Pisa, per volontà di Leopoldo II. Insomma, questa è tutta la storia del Risorgimento, molto, molto bella,
in cui c'è dentro Avogadro e c'è dentro proprio a Pisa tutta la nascita della scuola chimica italiana, con Piria, che è stato il primo professore di chimica all'Università di Pisa, e il suo allievo più importante, Cannizzaro, che sarà colui che nel 1858, nel sunto di un corso in filosofia chimica, che badate bene, è un testo didattico rivolto agli studenti, rimettendo insieme tutte le conoscenze chimiche del periodo e dicendo bisogna recuperare Avogadro e Ampère, arriva lui per primo a ipotizzare la molecola biatomica, perché dice che in quel modo si risolvono un sacco di questioni e di problemi. Poi questa ipotesi la presenterà al famoso congresso di Karlsruhe nel 1860, che è sostanzialmente il primo grande congresso scientifico internazionale, non di chimica, ma della scienza moderna, dove ci sono delegazioni da tutto il mondo, anche dagli Stati Uniti. La delegazione russa è composta da 7 elementi. Tra questi 7 elementi ci sono 2 amici. Uno si chiama Borodin, che forse qualcuno di voi conoscerà perché è un musicista, è uno del famoso gruppo dei 5. È un famosissimo musicista e poi è amico di Mussorgsky, eccetera, eccetera, Rimsky-Korsakov e tutto quel gruppo lì. L'altro suo amico si chiama Dmitri Ivanovich Mendeleev, va bene? Tra l'altro loro fanno anche un viaggio in Italia quando vengono in questo periodo e conoscono degli allievi di Cannizzaro. Cioè loro capiscono che Cannizzaro è sulla strada giusta e che l'ipotesi biatomica, recuperando Avogadro, risolve un sacco di problemi per la definizione dei pesi atomici. E quindi non è un caso che nel giro di 9 anni Mendeleev poi arriva alla formulazione della prima tavola periodica degli elementi, che è questa qua sulla rivista russa di chimica del 1869. Vedete, è un bel documento perché lui lascia già le famose caselle vuote degli elementi che poi saranno scoperti qualche anno dopo. E quindi cosa c'è di meglio nella scienza se non la capacità di fare previsioni? E quindi è stato questo qua il grande successo. Ora, tanto per farmi un po' di pubblicità, se allora, ovviamente materiale su Avogadro ve lo posso dare all'infinito, e se volete io sono sempre disponibile con tutti, anche con la posta elettronica, suggerimenti, consigli. Questo Reazioni Tricolori è il libro che ho fatto sulla chimica nell'età del risorgimento, ma vedete, questo è il testo relativo al saggio del 1811, ora recentemente è uscita una corrispondenza delle lettere di Avogadro. Però se volete avere una storia dell'evoluzione della chimica all'interno della storia della scienza nell'età moderna, allora ho fatto questo libro Terra, storia di un'idea, dove diciamo si arriva anche a tematiche più contemporanee su appunto i rapporti tra scienza e storia e filosofia nel periodo dell'età moderna. Invece Galileo e Harry Potter è un po' il libro metodologico che si occupa di cose del tipo: che rapporto c'è tra scienza e pseudoscienza, che rapporto c'è tra scienza e letteratura, come dobbiamo insegnare la scienza a scuola, che parte, e qui concludo, da uno spunto ben preciso che mi fece un po' arrabbiare, cioè quando lessi un articolo di Pier Giorgio Di Freddi su Repubblica che criticava i cattivi risultati degli studenti italiani in matematica perché da piccoli avevano letto troppo Harry Potter e il Signore degli Anelli. Allora, siccome secondo me questa cosa non sta assolutamente in piedi, a parte, no, come è noto, gli studenti giapponesi e finlandesi sono bravissimi in matematica e leggono Harry Potter, quindi, perché è un approccio sbagliato, secondo me, al modo in cui noi insegniamo le discipline scientifiche. Però questo appunto è un altro capitolo e se volete ci torniamo su un'altra volta. Ho finito. Di fare qualche domanda, forse muoviamoci, superiamo questa fase iniziale, questa energia di attivazione, per dirla da chimico. Eh,
Nessuno si è mai curato con l'omeopatia qua? Non ci credo. Cioè, uno c'è sempre. Uno c'è sempre. Oddio, tra i chimici magari. Per lui ha posto anche i problemi più generali, quelli lì che poi io credo che gli insegnanti in un modo o nell'altro se lo pongono tutti, anche se ognuno ci trova la sua soluzione. Cioè, uno poi, quando i ragazzi escono dalla scuola, che cosa si devono ricordare e che cosa si ricordano di tutto quello che in vari anni decine di docenti hanno cercato di inculcare nella loro testa? E questo vale a tutti i livelli, vale all'università, vale alla scuola superiore, vale anche prima. Perché su questo aspetto io credo che gli insegnanti un po' se lo dovrebbero porre il problema. Si diceva la cultura è quello che rimane quando è evaporata tutta la parte nozionistica, una volta si diceva. Io ho paura che però se evapora troppo alla fine non ci rimane più niente. Allora partiamo un attimino proprio da questo, che riprendo un po' il discorso che si era fatto anche l'altra volta, i fondamenti, che cosa dobbiamo considerare di base e che cosa invece, se lo sanno è bene, ma non è proprio l'ultima cosa su cui battere. Io volevo precisare una cosa riguardo agli argomenti che svolgo a scuola. Io vado con questa lentezza e quindi con questa profondità, se volete, riguardante anche la parte storica, fino a Avogadro. E dopo comincio la chimica tradizionale, anche perché, come sapete, insomma, le ore sono quelle che sono, e quindi poi anche, diciamo, le mie conoscenze storiche, epistemologiche, cioè non è che sono all'infinito, nel senso che quando si va, per esempio, su tutta la parte atomica, eccetera, la so in maniera tradizionale, cioè da chimico. Però, e quindi non è tutto quello che faccio fatto in questo modo. Però per i ragazzi, secondo me, è molto importante che perlomeno una parte sia fatta con questa profondità, anche per capire che poi le altre parti che facciamo non possiamo approfondirle tantissimo, però c'è una storia sotto, cioè non è che le cose nascono dal nulla, ma ci siamo abituati fino a questo momento a capire come funzionano le cose e quindi poi per le cose più specialistiche un po' bisogna impararle così come sono, altrimenti, ripeto, per questione di tempo non ce la facciamo. Però mi è capitato, questo sempre l'anno scorso, che un ragazzo, dopo che sono passata alla parte sull'atomo, gli elettroni, eccetera, mi ha guardato e mi ha detto, dice, ma noi come facciamo a sapere queste cose? Cioè, e allora lì ho capito che effettivamente la parte che avevo fatto precedentemente aveva funzionato, no? Perché, cioè, allora, cioè, è bene che uno di fronte a quello che viene dato così per scontato si chieda come mai. Questo come questione di metodo. Avevi fatto, ho risposto alla domanda, avevi fatto all'intervallo? Buona parte sì. Cioè, ovviamente no, ci sono delle, come hai visto, Dalton rifiutava i dati di Gay-Lussac, cioè non è tutto, non è così lineare, ecco, è molto più complicato. Nessuno vuole intervenire? Ma se nel fine Settecento, poco anche prima, gli atomisti erano molto pochi, cosa si pensava della materia? Cioè come veniva trattata? Come la retta dei numeri reali? Cioè la divisibile all'infinito? Un po' tutte queste cose. Cioè ci sono varie. Cioè, l'atomismo è una delle tradizioni, però non è quella maggioritaria, insomma. Quindi, se noi prendiamo
uno dei docenti di chimica di Lavoisier, in quelle lezioni si trova ancora, la teoria principale è un misto di teoria dei quattro elementi di Aristotele mescolata ai famosi tria prima, ai principi alchemici di Paracelso, dove a volte si parla anche di teoria corpuscolare. Sono tutte cose, però diciamo in linea di massima i chimici non sono molto i chimici, i fisici, cioè vuol dire Galileo, no? Introduce, recupera Lucrezio, la teoria corpuscolare. Però appunto quando anche si parla di Boyle, a volte no, capita di trovare Boyle, colui che ha definito per la prima volta l'elemento in maniera moderna, no? È Lavoisier, cioè Boyle non l'ha definito. L'altra cosa clamorosa è Newton, no? Newton ha passato più tempo a studiare alchimia che non fisica. Non so se lo sapete, se no leggete Galileo e Ripotte. No, ma a parte gli scherzi, no, cioè è complicato nel senso che a volte capita che venga ancora insegnato all'università dal docente di chimica come si fabbrica la pietra filosofale. Cioè la tradizione alchemica, cioè ovviamente, cioè, proprio come si fabbrica, cioè si danno degli indizi, poi la questione è un po' complicata. Tutto il rapporto alchimia-chimica è molto complicato. Quindi ci sono tantissime teorie diverse che ad esempio nel Settecento fanno capo a questo modello il flogisto, però anche di flogisto, flogisti, ce ne sono un sacco di teorie diverse, non tutte in accordo fra di loro. Per questo Lavoisier, appunto, diciamo, no, è rivoluzionario perché finalmente trova il modo di... Però la cosa interessante è che quando Lavoisier inizia la sua rivoluzione, appunto, prima di tutto giudica la chimica come una delle discipline più confusionarie e caotiche che possano mai esistere. E il suo modello sono i fisici matematici, prima di tutto. Infatti i chimici non lo seguono all'inizio. I chimici tradizionali, abituati alle teorie di Aristotele, alle qualità, queste cose qua, fanno un po' fatica a seguirlo. Quindi ci sono almeno 4-5 tradizioni diverse, tra cui a quella a cui secondo me si rifà un po' Avogadro, che viene, diciamo, dalla tradizione si fa risalire addirittura a Zenone di Elea, perché c'è Aristotele con gli elementi, poi c'è Democrito, però c'è anche questa tradizione della materia come punti numerici, che poi nel Settecento viene ripresa da un grande fisico dalmata, si chiama Boscovich, che è stato un grande scienziato nel Settecento. Infatti Avogadro sembra muoversi un po' così, no? Io la materia la tratto un po' come se fosse, diciamo, un punto matematico, così mi muovo meglio, e soprattutto questa teoria degli atomi come punti matematici fu molto usata nel Seicento, perché permetteva di non essere messi sul rogo, prima di tutto, di essere messi... Perché la cosa più grave dell'atomismo, come sa, no? È che nega tutta una serie di dogmi della Chiesa Cattolica. A partire dal momento in cui si fa la comunione, la transustanziazione. Si entra in dei meandri di discussione anche teologica, per cui ci vorrebbe molto tempo per spiegarvi, ma è il problema di come, diciamo, il corpo... Il pane e il sangue poi diventano un'altra cosa. Allora, se si fa con la teoria della materia aristotelica, ce la caviamo. Se ci mettiamo la materia atomistica, diventa un problema, insomma. È quello che Galileo iniziò a dire, no? Di differenza tra qualità soggettive e qualità oggettive, per cui c'è stato addirittura uno storico, secondo me forzando lì, però, che ha sostenuto che il vero motivo del processo a Galileo non fu il copernicanesimo, ma fu l'atomismo di Galileo. Lì secondo me ha esagerato, però il problema c'è. Quindi io poi volevo dire una cosa: secondo me per l'insegnamento comunque
riguardo anche al problema che ponevi te. È essenziale avere chiari alcuni passaggi importanti dal punto di vista storico e epistemologico. Però a scuola non si può fare storia della chimica in modo pedissequo, perché ci si perde. Io mi ricordo quando studiavo l'aria fissa e studiavo il libro di Abri, quello la terra, l'aria, le acque, l'acqua. E sull'aria fissa c'era acido pingue, pagine, 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 cioè non si può, nel senso che un conto è dire allora che Black decompose il calcare e trovò la calce e l'aria fissa e poi dopo successivamente, quindi è la prima, sì, quello si può fare, e quella è la prima aria che viene identificata diversa dall'aria atmosferica. Un conto è spiegare successivamente come Lavoisier trova la composizione dell'aria fissa, però ecco, se uno si perde sull'aria fissa, cioè no, nel senso, secondo me però è essenziale sapere quali sono i passaggi importanti. Ma come questo lo dice ai vostri colleghi di materie letterarie? Cioè nessuno dice che non si debba spiegare tutta la poetica di Leopardi o l'esame dettagliato della prosa, però ricordare, ma è un esempio, lo posso fare su tantissimi, che metà della formazione di Leopardi è scientifica e che la chimica era proprio una materia su cui lui si è impegnato tanto. Ed è, diciamo, ci sono tutta una serie di passi anche nello Zibaldone, cioè in cui lui riconosce proprio il valore della rivoluzione di Lavoisier, perché sennò le operette morali, senza la formazione scientifica di Leopardi, non si capiscono. Io, per l'esperienza che ho dagli studenti che mi arrivano nelle facoltà, quando glielo chiedo, al massimo mi dicono sì, forse abbiamo accennato alla storia dell'astronomia, ma non è una cosa... Quindi è un problema, quindi anche lì non si tratta di fare la storia della scienza in letteratura, ma semplicemente di far vedere che le cose, diciamo, arriva una storia complicata in cui c'è tutta una vita anche dietro questi autori. Certo. E il caso di Newton è clamoroso, no? Perché, voglio dire, Newton è uno che pensava che il mondo avesse 6.000 anni, che la fine del mondo era leggibile nel libro dell'Apocalisse, che tutte le robe fa vedere Voyager, Jacob Voyager, no? Però qual è il problema? Che lui le fa vedere in maniera strumentale e totalmente fuori dal contesto storico, magari venendo a dirti qual è l'equazione che fa. Perché il problema che io è questo, che poi, lo sapete, no? Cioè, abbiamo questo problema del riconoscimento della verità oggi, no? De Buffa, no? Addirittura se ne è accorta la Presidente della Camera, quindi. E i vaccini, no? Cioè, il punto è, come fa un cittadino a capire la verità? Quindi, siccome noi non possiamo avere competenze tecniche su tutto, dobbiamo uscire dalla scuola almeno con un'immagine o sapere come funziona la scienza, no? Quali sono i metodi, i valori, sì. Eccetera, eccetera. Invece, no, uno si guarda Voyager e dice, caspita, allora se Newton parlava della fine del mondo e studiava alchimia, forse l'alchimia è una disciplina... che c'ha un senso. No, aveva un senso al tempo di Newton, poi la legge della gravitazione universale è qualcosa che è rimasta, è andata dentro i manuali. L'altra è importante per capire Newton storico, perché senza l'alchimia non si capisce come lui arriva alla gravitazione. Però poi la scienza è fatta così, restano le cose vere e altre si abbandonano. Quindi abbiamo tanti problemi, per cui io sono totalmente d'accordo con lei, nel senso, qui non si tratta di... queste sono cose anche specialistiche, di rifare tutte le storie, però di accorgersi che le cose possono essere messe in maniera, lo sapete, no? Io ho gli studenti che mi arrivano anche dal liceo scientifico, comunque da istituti, anzi è in aumento, a Bologna è in aumento il numero di iscrizioni a filosofia di studenti che provengono da istituti tecnici. Per cui gli fanno i corsi di recupero, cioè una cosa che io trovo sbagliatissima, però questa è un'altra questione. E lo sapete, no? La chimica
se non è sempre al posto numero uno delle discipline, no, la chimica, insomma, ci va vicino, insomma, no? No, io non la capivo, io non ho questa roba, eccetera, eccetera, ma non è mica colpa degli insegnanti, cioè, non sto dicendo che, anzi, io ripeto, dal mio punto di vista hanno più responsabilità i docenti delle materie umanistiche, perché i docenti delle discipline scientifiche devono fare il loro mestiere e con poche ore. Però dobbiamo un po' porci queste questioni. La domanda è molto banale, però intanto volevo ringraziarvi perché è stata veramente un'apertura mentale nuova, perché purtroppo, almeno io faccio così, non abbiamo tempo per approfondire tutto, allora spesso tagliamo. Ecco, questa parte qui io ogni tanto, devo essere sincera, la tagliavo, invece si è aperto un mondo veramente estremamente interessante, quindi vi ringrazio per questa nuova opportunità. E a proposito volevo chiedere, sicuramente guarderò quelle sue proposte. E i titoli, può ripetere, Terra, storia di un'idea? Non volevo venire a fare la... No, ma mi interessa, non lo chiedo, già che se gentilmente è quella lì, il titolo è giusto. Sì, Terra, storia di un'idea e... E poi Galileo e Harry Potter, molto interessante. E a questo proposito... Prova anche in biblioteca, ecco, voglio dire, non c'è bisogno di comprare. Ma si può anche comprare, non è un problema. No, perché sennò sembra... anche comodo. Senta, invece già che abbiamo un esperto di Avogadro e già che lei ha scritto questa parte sul trattato del 1811, ecco, le volevo chiedere se poteva, se ci sono 5 minuti, aggiungere qualcosa che magari non ha detto. Ora, di solito quando si fa una relazione si dice sempre questo sarebbe bello ma lo levo. Ecco, se c'è qualcosa del genere per completare o per approfondire potrebbe essere interessante, se c'è e se c'è tempo, se no va bene così e vi ringrazio. Hai ad aggiungere qualcosa? No. No, io volevo dire che il percorso didattico che ho proposto è qui, visto che stiamo a fare le pubblicità sul libro Leggere il mondo oltre le apparenze, che abbiamo fatto con Carlo Fiorentini e Testoni. E cosa c'è da aggiungere su quello? Perché lui nel saggio aiutami comunque, no, nel senso che come tutte tesi relativi, sì, no, ma io direi questo, che appunto questo l'abbiamo anche già detto, però se noi andiamo a leggere L'origine della specie di Darwin, no, non è quell'evoluzionismo che troviamo nel manuale, no? È così la teoria di Newton, quindi questo è un quindi in quel saggio di Avogadro, per esempio, c'è tutta una discussione, perché lui sa che va in mano ai francesi quel saggio e quindi non può ignorare quello che in quel momento è la legge, diciamo legge anche dal punto di vista politico, del più importante chimico francese del momento, cioè Berthollet, che è il maestro di Gay-Lussac. Cioè Berthollet è uno degli scienziati più stimati da Napoleone, se lo porta dietro anche durante la prima campagna d'Italia, gli fa fare le analisi chimiche dei quadri perché non arrivino distrutti in Francia. Napoleone, insomma, poi come tutti, no, proprio per ha perso, però i suoi studi sulle proporzioni infinite di Berthollet vengono fatti quando Napoleone, durante la campagna di Egitto, fonda al Cairo un istituto scientifico. Cioè c'è tutta la grande non c'è solo la riscoperta dell'Egitto, le piramidi, la scoperta napoleonica, ma è lì che Berthollet fa tutti i suoi studi chimici che poi, dopo qualche anno, mette dentro. Quindi Avogadro, cioè, per esempio c'è la settima sezione del saggio di Avogadro, che è diviso in 7 parti, all'inizio erano 5, perché appunto questa è la storia, mi sono divertito, diciamo, a descrivere bene il 1800 in quel libro dove ho ripubblicato tutto il manoscritto confrontando la versione originale. Avogadro aveva una prima versione del saggio, ad esempio, in cui lui faceva anche tutta una serie di osservazioni su quello che in quel momento chiamano acido muriatico ossigenato, che è il cloro.
ma non lo sanno cos'è. Perché, ecco, una cosa interessante è questa, no? In tutte le teorie scientifiche, anche in quella di Galileo, no? Anche in tutte le teorie scientifiche, anche quelle migliori e più grandi, c'è sempre qualche errore. Qual è stato il grande, tra virgolette, errore di Lavoisier? Cosa significa dal greco ossigeno? Generatore di acidi. Di acidi. Cioè, Lavoisier era convinto che un acido dovesse per forza contenere ossigeno. Anche perché fa lo dimostra con la dissoluzione del rame con l'acido nitrico, no? Da quello si convince che tutti gli acidi. Quindi, quando ossigeno. Humphry Davy, questo altro grande chimico dell'Ottocento, che però era anche un po' filosofo, è il maestro di Faraday, però Humphry Davy è... tanto per dire dove si può andare a finire, Humphry Davy è anche molto amico di William Godwin, che è il papà di Mary Shelley. Infatti, se voi leggete il Frankenstein, probabilmente uno dei professori incontrati da Frankenstein a Ingolstadt è Humphry Davy, sotto altre spoglie, perché Humphry Davy era amico di Coleridge e insieme studiano chimica. Coleridge da giovane studia chimica insieme a Humphry Davy. Humphry Davy da giovane vuol fare il poeta. Il papà di Coleridge dice che peccato che questo giovane debba sciupare i suoi talenti nella chimica. Poi gli storici della scienza hanno detto è meglio che abbia fatto il chimico e non il poeta, che Coleridge abbia fatto il poeta. Però anche Coleridge è un altro di quei casi che non si capisce. Coleridge non è un poeta, è anche uno scienziato e filosofo a suo modo. Questo per dire che nel 1810, proprio mentre Avogadro sta redigendo il saggio, Humphry Davy pubblica la famosa memoria in cui dimostra che il cloro è Cl2, va bene? E che l'acido cloridrico non lo scrive ancora HCl, ma non contiene ossigeno. Quindi c'è proprio tutta una parte del saggio già scritto da Avogadro con le righe sopra, cioè l'asterisco, memoria di Humphry Davy e tutto riscritto nuovamente. Poi ripeto, c'è l'ultima sezione, la settima, che all'inizio della quinta, se uno legge oggi dice ma che sta dicendo? È incomprensibile. Perché lui deve comunque giustificare quello che ha detto con la teoria delle proporzioni infinite di Berthollet, che era tutta una roba che ci incastrava poco con questa, no? Quindi, però, insomma, vedete, sono complicate. Ma insomma. Infatti anche Gay Lussac è talmente preso dalla, insomma, dalla paura che c'ha di Berthollet, che tante cose le pubblica quando è morto, sì. Berthollet, perché dice così almeno. Perché, insomma, chiaramente c'ha un senso di rispetto, insomma, verso il maestro, per cui dire cose completamente diverse gli dà dei problemi, insomma. Commento, qualche altra cosa? Vabbè, mi sembra che ci si può fermare. No? Okay, grazie, grazie. Vai. E questo, grazie a te.